Allora, spogliato il cadavere di tutti i suoi averi. Ok, controlliamo Vero perché tanto. cadavere. Allora, io direi primo, perché comunque, prima cosa, vediamo se hanno lasciato qualcosa, magari anche, che ne so, informazioni su da dove arriva, se magari, che ne so, arrivava da dove stiamo andando noi o in un posto dove passeremo Ok. e magari riusciamo, che ne so, addosso qualche indicazione su chi è, su chi non è, perché magari possiamo avvisare eventuali parenti. Poi direi di seppellirlo. Sì, quello sì. E io faccio una preghiera al mio Dio. Certo, è una divinità della cura e degli infermi, quindi con i morti c'entra un po' un cazzo. Però Vabbè, comunque. allora. Comunque bisogna fare le cose da codice, da fedeli, allora. Noi Cose da codice. preghiamo. Eh Allora, sì. nel frattempo notate dalla particolare colore della capigliatura e aprendogli gli occhi, notate anche qui i due colori di occhio differente e i capelli bianchi, capite che arriva più o meno dal posto in cui state andando e la divisa che indossa, i vestiti che indossa, mentre porta un distintivo delle guardie di Whitethrone. Minchia, No, ne hanno fatti fuori uno. no. Sti cazzi. Probabilmente non solo uno avranno invaso la città. Comunque, diciamo che il Dico. vestiario è pressoché intatto, però non so quanto vi potrebbe servire perché è tagliato dal petto in giù e poi si riprende dai pantaloni. Però diciamo che trovate trovate l'arco spezzato, però nella fareta trovate tre. Un attimo, tre. Trovate un totale di 6 frecce. Sempre freccia in più. A me va bene. Sono 3 frecce più 2 e 3 frecce più 1. Una cotta di maglia forgiata dal Aspetta, freddo. master, cosa? Che c'è? Toppati. No, ti stoppo un attimo. Il problema è che le frecce più uno, più due non ci dovrebbero Te lo essere. giuro, sono qui. No, non ci dovrebbero essere perché siamo con Ah, già è l'armatura. vero, quelle vanno sull'arco. Giusto. Master Vabbè, furbetto. dai, allora, tre frecce, punto. 6 frecce, dai. Mi dispiace. Lo so, ma No, adesso è che io ho l'ho letto scontato. Però effettivamente è questo. così. Sì. Cioè, potrebbe usare le più due, che poi alla fine avrebbe solo un più uno a colpire i Sì. danni. E basta, rispetto a come adesso, perché non va a Sì. sommarsi a quello che ha. Vabbè. Vabbè. Vabbè, So sono frecce frecce, in dai. più, a me fa Soffrecce. sempre comodo, quindi. Soffrecce. Una cotta di maglia forgiata in acciaio forgiato dal freddo. Un'ascia da guerra in ferro freddo, perfetta. E una borsa di pelle con dentro due zaffiri blu e 20 monete d'oro. Però. Okay. Quindi, ok, Ok. fate tutta la tiriter, bla bla bla, e Mettiamo tutto il zaffiro. entrate nel ponte, andate sotto il ponte seguendo le tracce di Scia. Arrivata, indovinate chi è tornato, figli di Troia! Ok, indovinate che è tornato figlio di Troia e l'ha detto Sì. Ada. Ah, ok, mi è piaciuto. Io poggio una mano sulla spalla di Ade, che comunque devo alzarla parecchio. E dico, grazie, non avrei saputo dirlo meglio. Ah, aspetta, sono troppo. Il ponte non è così lungo. Devo avvicinarli un pochino. Ok. Delineo il ponte. Lungo. Non è il ponte sullo stretto, mi dispiace. E meno male che non te l'hanno fatto. Ok, questo è il ponte. Noi per niente ci siamo affacciati al ponte. Ok, e vedete i tre Merrow che stanno praticamente mangiando quello che era praticamente un cavallo. Vedete, gli sono rimaste le quattro gambe del cavallo che mentre la stavano mangiando. Ok.
Ok. Povero cavallo. Poraccio. Non si mettava una. Vabbè, dai, tiro già iniziativa io. Sì, appunto. Ho sbagliato, devo scrivere qua. Okay. Che schifo, ho fatto uno sul dado. Bravo, bravo. Vabbè, giustamente devo tirare di iniziativa. Eh sì. Quindi... lo faccio zero. Ricordati che non sei ancora a livello 7. Infatti ho tirato, okay. Ho fatto 3. Ottimo. Minchia, non ho ancora... non vi ho curato, ho fatto. Non fa niente, dai. Sì, infatti ho sbagliato. Io sono grossi. Non riesco... non mi trovo. 21. Ho tirato, ma non avevo selezionato il token. Vabbè, dai, vi aggiungo io, non fa niente. Allora, aggiungi turno. Turion ha fatto, fatto un tiro di ha fatto 3. Meglio del mio. Poi chi manca? Allora, l'Anlis è fatto. Ci sta, manca Master, manco io, ma manca il mio token. Ah, non ti ho spostato. Pensavo di averlo fatto. Mannaggia, colpa mia, sorry. Vabbè, posizionatevi più o meno dove volete. Ok. Allora, Io sono perfetto. Sono proprio nel punto giusto. L'unico magari che è Caleb, che non c'entra un cazzo. Non lo so, io li ho messi a caso, L'unico giusto è Ada, perché stava al centro, perché doveva gridare quella parte. No, anche io sono giusto, dietro di... ok. È Caleb che non dovrebbe star lì. Infatti, cosa ci faccio lì davanti? No. Se mi scambio io. Ok, sì, ho detto, vedetevi voi. Ok. Allora... finisco di metterli in ordine, perché così non li sopporto. Ok, allora, inizia Ada. Qual è la novità, effettivamente? Ma va bene così, non infatti, ci lamentiamo. Per primo cosa mandi? Il carro armato? Eh sì. E dopo la fanteria. Ancora non lo, quindi non posso fare ancora il completo in carica, quindi... Ada, accende i pugni, come azione... cioè, anzi, stavolta non li accende. Vedete intorno ai suoi pugni che si formano delle piccole scosse elettriche. Hai capito? E vedi, Ada, è una cosa che ho scoperto da poco di poter fare. Ma sai che intelligente, effettivamente, scariche elettriche con cose che vengono dall'acqua, mi piace quindi... e soprattutto se pensi che il terreno è bagnato. Occhio però, pure tu. Comunque, Ada si avvicina da quello che gli aveva spezzato il dito. 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta che subisce attacco di opportunità, vediamo se subisce in realtà. Sono 6 e... ah, sono di taglia grande. Sì. E 11 sono 18, 17. Ok, non colpisce. Povera lui. Povero lui. Eh sì. Non le prende. 22. Madonna, se le prende. No, vabbè, non è un completo. Dove sta? Aspetta. È il primo. Sì, infatti, va solo il primo. Che comunque colpisce. Madonna. Ovviamente quindi faccio 6 danni elettrici e 21 danni secchi così. Bene così. E il primo prende uno scossone, vedi, che sta così a frizzare, sta vibrando proprio. Madonna. Va bene. Ok. Aia. Aia sì, con un cazzottone che è rimasto secco questo qua. Lo sto friggendo, l'odore di bastoncini Findus inizia a pervadere tutto il ponte. Ok. Oh, mio Dio. Vabbè, allora, il primo Merrow cerca di vendicarsi, si riprende un attimo, cerca di vendicarsi dandomi un'artigliata, cercando di dare un'artigliata, che colpisce con te un D8. Ah. Vabbè, oddio, non tanto. Sono 10 danni. E appunto, in più è in lotta. Merda. Ok. Anche gli altri due si avvicinano a me.
di opportunità levati per forza. Oddio, loro ce l'hanno, io sto pure con quella ridotta, perché sono in... Praticamente sta diventando una gang. Una gang bang. Oh mio Anche Dio. quest'altro colpisce. Aia, poverata, il problema adesso non posso neanche fare 6 e niente. 7 meno 13 altri, però questo non entra in lotta. Anche perché sennò diventava veramente un L'ultimo problema. invece si avvicina a voi. Si avvicina qui a Turion, che è quello che sembra più spesso. E quindi vogliamo buttarlo giù, perché è il più basso in tutti, tutti. E beh. Caniamoci sul più basso. E Turion c'ha l'attacco di opportunità. Perché? Scusa, azione di movimento è entrata Ma sul nell'area più basso. minacciata, no? È qua. No, Eh no, però avrà fatto una, che ne so, una carica, ma comunque non no. c'ha, c'ha, ha portata comunque il Merfolk, quindi non dà attacco No, d'attacco. c'ha solo gli artigli. Scusami, non sono di taglia grande. Sì. Ah, beh, E allora ha portata. sì, si rimane qua. Oh, shit. Vediamo se colpisce. 13 e 11, 24. Minchia. Fa 7, no, 7, fa 10 danni e entra in lotta anche con te. Vado meno 5, ho preso 5 danni. Ok. Tocca a Merda. Lily. Voglio sti 5 danni a caso. Voglio 5 danni. Allora. Ah, Deli, potrei mettermi qui. Tu stai in lotta, Sì. giusto? O c'è entrare nella loro area minacciata. Ti cazzo. Quindi non forniresti il bonus di fiancheggiamento. Vabbè, allora sai cosa ti dico? Pop. Attacchiamo questo qui. Oh, quello è un critico. Quello è un critico. Hai attaccato con la Tutto tigre. morso. Anche Sono tutto la morso. tigre viene con te? Non ho capito. No, è il mio Ah, morso. tu. Tu hai un morso. Che Ho un cazzo? morso. Com'è un morso? Ho un morso. Ok. Ok. Buona Allora, sapere. quindi il colpo di sciabola. Voglio sapere cosa fai agli Il uomini. colpo di sciabola, ovviamente, gli passi sul capello. Gli passi al capello, non lo colpisci, però poi dai il morso e lo prendi. Quindi fai 22 danni. No, fai 8 danni. Vai, se poi metti. Fai 8 danni. Il morso di merda che ha 20 e l'altra 15 di range. Ma siamo seri. Vabbè, hai fatto critico, confermato, però hai fatto schifo ai danni, non è colpa mia. Ok, tocca a Thorin. Io ci sto pensando. Perché potrei provare. Due. Faccio pushing su questo e intanto. No, però provo ad andare ad aiutare. Ah, due. Di qua aspettate un attimo. Qual è quello che tiene in lotta Sì. questo? Sta preciso entro 9 metri. Se io lo spingo mentre è in lotta con Ada. Dovrei fare una prova di artista della fuga per liberarmi. Se no cado prono con lui. No, Sì, ma praticamente sì. io lo spingo. Se viene spinto, praticamente se lo porta dietro. Si porta dietro Ada. Ok. E allora, e se invece lui è. Se io lo rendo restrained? Cioè, entangled no. Uguale. Anzi, rischi che mandi Entangled anche Ada. Cioè, praticamente in realtà è tipo lui è entangled e
però è in lotta con Ada, cioè non toglie la lotta comunque. Semplicemente lui non si può più muovere poi da lì. Ok, però quantomeno avrebbe malus, qualche malus alla lotta ce l'ha, da Entangled? Non lo so. Cioè da Entangled, bisognerebbe leggere Entangled. Vado a vedere. Cosa dà malus alla destrezza? Non gli dà malus a lui per la lotta. È basato su forza. Entangled mi pare ti dia meno 4 alla destrezza. Sì, ma non alla forza, quindi non gli fa un cazzo. Sì, perché lui per tenerti bloccato va su CMB, non su CMD. Mm-hmm. Cioè io gli abbasserei la CMD, che però è quella che non mi serve abbassargli. Sì, a meno che Ada poi non risponde alla lotta con un'altra lotta. Questo è vero. Sì, Ada potrebbe... no, aspetta, perché Ada potrebbe tentare di prendere lei in lotto, quindi ottenere lei il, diciamo, la posizione di vantaggio. Non gli conviene. E una volta che lei ha tenuto in lotta, hanno a ferrare praticamente l'abilità che è un automatico. Loro quando attaccano con l'artiglio ti prendono in lotta automaticamente. Okay. Però la lotta può essere ribaltata, io mi ricordo. Sì, si può essere ribaltata, ma sti cosi avranno un fottigliardo di prova proprio di razza alla lotta, no? Mm-hmm. In più sono di taglia più grande rispetto ad Ada. In più Ada non è costruita sul ferrare. Lotta. Cioè a lei conviene liberarsi e poi riuscire in qualche modo prima o poi a fare un completo. Sì. Io sto pensando all'ipotesi in cui se Ada riesce a prenderlo lei in lotta a lui. Ma non cambia niente. Poi può lasciarlo. Poi lui lo lui poi prende in lotta lei e abbiamo fatto un caso. Mm. Sì, effettivamente. Alla fine il modo migliore per liberarla è uccidere. Sì. Ok. Sì, quello sicuramente. Fare più danni possibile. E allora vado con un semplice Empowered Earth Blast. Ok. Empowered, quindi al tiro per colpire. Io c'ho ancora segnati Barn, però è passato un giorno dalla cosa o no? Perché io ogni volta tra fine sessione nemmeno non li tolgo prima di andare a dormire. E Master? Vai, io ho qua sto. È passata la giornata, quindi io i punti di batteria non ce li ho. Aspetta un attimo. No, non è passata ancora. Se non è passato. Ok, allora ho due punti di barn, quindi io... Sì, praticamente. Non è passata ancora la giornata, perché la mattina siamo arrivati al villaggio dove stanno quegli esauriti e mo stiamo entrando là. Capito? C'è la casa della. Di quella esiliata per via del fatto che ha avuto il figlio col fauno, con il capanno abbandonato, e dopo sta il ponte. Non è tantissima la distanza. Cioè, se vuoi ti risposto un attimo, perché se ti riporto un attimo qua, vedi ed è che sono vicini, semplicemente dall'altra parte del ponte. Tranquillo, era solamente allora perché così c'ho un più 2 all'attacco e poi c'ho, visto che ho empowered. Comunque sappiate che ho scoperto che ho calcolato male i punti di Ada. Sono molti di più rispetto a quelli che dovrebbe avere. Cioè, al contrario, scusa, dovrebbe avere più punti di vita di quelli che ha adesso. Ah, ok. Una ventina di più non ce ne stanno. No, perché è uscito 0? Scusa un attimo. Ho sbagliato io a mettere. Perché ha messo bonus, più. Deve mettere soltanto 2. Il totale. 20, 22, 24. Ok, colpisci. Scusa, Master. E sono 37. Ok. Ok. Ma la soddisfazione. Lanlis, tocca a te. Ma. Bella domanda. effettivamente, io qui sono in situazione un po' di M. Perché questa situazione non è che sia molto utile. Facciamo questo per forza. Forza, alla fine non è che abbia molto altro da fare. Faccio un passo di 1,5 m.
e attacco questo. Tanto c'ho okay. Posso attaccare con portata. Quindi facciamo un attacco e vaffanculo. Perché tanto. No, non prendi. Caleb. Vaffanculo, mi è piaciuta. Infatti il fatto che ho visto adesso che sommo solo la destrezza, non una volta e mezzo la destrezza. Ai. Okay, adesso... No, in realtà le altre volte ho fatto meno danno di quello che dovevo fare in realtà. Adesso è impostato bene. Vabbè. Comunque avevo intenzione di sfrecciare. Sfreccialo come se non ci fosse un domani. Infatti spaccagli la faccia. Vediamo. Allora, l'arco colpisce. A quale è colpito? Aspetta. Ok. Che schifo. Quello ho visto. Non hai fatto attacco rapido, scusami. È un Pokémon. Punto. Oddio, aspetta che ho invertito i turni di Lanlis e Caleb, vabbè. Dai. Vabbè, uguale. Non hai la doppia freccia tu. Sì, no, infatti. Appunto, per la quale... Appunto. Ne faccio un altro, allora. Con 23 l'ha presa, Master. Sì. Ok. Ok, ritiro. 23, non no, so. No, 21. 21... Sì, anche questo, okay. Anche il 23. Ah, buono. Rapid shot ti fa fare un attacco in più come round completo, solo che è meno 2 al tiro per colpire. Meno 11 danni. Adesso utilizzare rapid shot. No, era sbagliato. Ok, mole. Ok. Le idee malsane su rapid shot sul kinetic blast. No, non va. Lo so, c'è un archetipo che te lo permette di fare. C'è un archetipo. Sì. Sì, però è molto più indebolita la blast. Fa un D8 più costo. Adesso tocca al nostro paladino di fiducia. Paladino, che è in lotta per giunta. Sì. Sì. Prova di artista della fuga per toglierti di mezzo. O prova di artista della fuga o prova contro apposta. Infatti lui, visto che è un cazzo di nano, la prova contro apposta, perché se non sbaglio c'è anche il bonus con i giganti, no? Sì, tipo più 3, no. Dovrebbe essere, non mi ricordo. Più 2. Ah, posto. Quindi cos'è che dove tirare? CMB. CMB. Wow. Ah, ok. Vabbè. 23. Più 2. Passi 25. Sei libero. Sì, wow. Sono libero. Adesso posso distruggere. Beh, probabilmente sti cosi sono malati, sì. Quindi un punire potresti anche fare. Lui sente proprio la tanfa di male e acqua stagnata proprio nelle vene, proprio. La sente nelle narici. Che bel mix. Male e acqua stagnante. Schifo, Master, porco. Vabbè, dai, comunque, quindi è il mio turno. Sì, è la mia volta. Quindi utilizzo punire il male. Pulire il male, l'anello della grammatica. Chantecler il male. Come Aquaman. Facevo Chantecler. Vediamo il colpo di martello, sperando che prenda qualcosa. Tiro una un colpo. Tiro un combattimento. Allora, la cosa è che colpisce. Non finire la frase. Non finire la frase. Perché comunque non hai sommato tutti i bonus. Quindi comunque anche con quell'uno colpisci. Perché devi sommare il livello, carisma e bla bla bla. Ed è ok. Sì, sì. No, vabbè, ma uno è fallimento critico. È fallimento. Mi dispiace. Non funziona così il fallimento. Sì, sì, nel tiro per colpo. Ma nelle prove che devo funzionare. No, ti risalvezza i colpi.
È proprio nel colpo, è proprio nel tiro per colpo. Nella parola tiro, appena c'è tiro. No, 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 nelle abilità. Allora, nelle abilità è forse. Non mi ricordo i tiri salvezza, mi sembra di no. Allora, hai Tiri tiri sal... salvezza il 21 hai automaticamente. tiri salvezza, hai tiri per colpire, va, sì. Invece le prove di abilità no. Scherzando, sempre con uno faccio 18 Lo so. comunque. Ho detto, hai fatto anche di più, peccato che non colpisci. Ho detto, facevo. Ah boh, sti Se non fosse cazzi. 2 sarebbe andato. Peccato. Qui serviva un punto eroe per entrare. Peccato che non. Sì, abbiamo la BP, Madonna e Carpiata, aggiungiamo anche i punti eroe. Sì. Comunque. Ma sì, che cazzo te Aspetto, qui c'è solo sto frega. bordello, Allora. Sbrigatevi. Che Allora, Ada burdel. intanto fa la prova di. Tocca ad Ada, quindi fa la prova di artista della fuga. Wow. No, non fugge. Vabbè, a meno 4 al tiro, però posso farglielo un completo in fascia, no? In teoria sì. Cioè, anche se mi ha afferrato, c'ho comunque i piedi liberi, volendo la testa. Beh, mi sembra di sì, mi sembra. Monaci. Comunque faccio la raffica, sia chiaro. Penso sia ovvio. Se lo uccidi, mi vuoi tenere per forza e mo tiri tutte ste botte. Considerato che comunque faccio combattere con due armi, quindi c'ho anche l'attacco con la mano sinistra, con la mano destra, perché è mancina. Sono tre Vai, mi attacchi. distruggi. Yeah! Distruggi. Lo prendi con Con uno. due. L'altro Con due? no. No, aspetta, deve con meno 4, no, devo contare. Sì, soltanto col primo va. Vabbè, dai, ma male comunque non sono quei cazzotti. Vabbè, 17 più 6, mica 23 danni. Più forte. Infatti, con questo cazzotto, lui mi lascia perché. La testa gli si è girata dall'altra parte. Quindi. E puzza proprio di bastoncini Findus. Vedete anche proprio che sfrigola appena entra in acqua. Ciaone. Fantastico. Riccardo, dopo che ha finito il cazzotto, si gira già malissimo verso l'altro. L'altro tocca a Imerro. Quindi questo prova di nuovo a colpire Ada. Questo fa uno e non colpisce. Bella la X di Sì. calcio, l'altro troppo bella, mi vuole. E l'altro Incredibile. prova a colpire Turion di nuovo. 7 e 11, 18 colpisce. No. Ok. Cara, Vai, io Lili. quanto incazzato, però mi Vai. sono accorto su quanto l'ho detto incazzato. In tutto questo Turion sta ancora. Spacco la faccia, comandante. Quanto ti odio. Sì, proprio la faccia. Vede la manata che gli passa sugli capelli. Ehi! Tipo il video di Kirby. Gli dà lo schiaffo. No! Come cazzo? Comunque tocca a Lily e la sua tigre. Allora, io agilmente, o almeno ci si Essere prova, agili. ciascuno. Uno ci prova nella vita. Fammi tutti gli attacchi che vuoi. Diciotto colpisce. No. Ok, allora l'attacco non colpisce. Vediamo se non colpisce. Ha un più 4 a colpire. No, uno. È sempre. Nessuno dei due, né con la sciabolata né col morso riesce a È un colpirlo. più 4, è il Ah, secondo già, è più vero. 4. Sì, col morso di nuovo colpisci, ma è sempre delicato. Quindi abbiamo capito che questi mossi hanno 18 la CA. Aspetta. Metagame. Non è in totale. Ah, ok. Più 5, 8. Perché c'è il talento Ok. che si attiva qui. Ok. Che talento è? Thorin. Size Strike. Cos'è che è? Quale? Size Strike, quando fiancheggio e anche lui ha il talento, Ma io non ottengo ce l'ho più il danni di talento. vita. Ma io sono un inquisitore, quindi per No, me. però Già. l'inquisitore Ah, c'ha sì. Ah, le già, sue è dotate. vero.
Quindi sti cazzo, per me ce l'hai. E beh, l'inquisitore è bello per quello, ragazzi. L'inquisitore è convinto che gli altri che preferisco. È bellissima quella che cosa. Anche è una delle mie preferite. Oltre che quella fatta meglio. E che non è ancora stata prodotta in questo momento. Prima o poi devo trovare un master che non mi uccide se faccio la build del Sacred Ant Master o roba così. Che cosa fa? Minchia, è bellissimo. No, praticamente dal fatto che hai un compagno animale al fatto che evochi 10.000 robe e a un certo punto evochi talmente tanta roba che tutto non hai neanche bisogno di curare tu, evochi qualcosa che sì. Ah, sì, che carino, che cazzo carino. Ne frega te? Ma che è? Evochi robe e sei un cancro. Sì. Ma è bellissimo. Sì, praticamente giochi a poco. Sì. Comunque tocca a Thorin. Guarda che c'è bellissimo. Still waiting for Thorin. Sì, scusate, io su quale vado? Su questo per l'entangled, ma vado su questo che mi sta più vicino. Ma non è entangled. No, per renderlo io entangled. Ah, boh, non lo so, alla fine non è che ci... Cioè, a meno che non vuoi bloccare questo, ma comunque non si muoverà. Perché... non si muoverà, c'è Ada. No, gli spezza le gambe prima. Cioè, sì, l'unica cosa è che magari sei intalciato di del meno 4 alla destrezza e gli diminuisci la CA, quindi è più facile colpire. Mm. Appunto, quindi io andrei su questo che ce l'abbiamo io, Lanlis e... Turion. Ah, beh, sì, perché effettivamente io a colpire... Sì, infatti. Qua siete in 4, qua siamo in 1 e mezzo che ce la caviamo. Grazie. Mi dispiace, cioè io non sono fatto per far danni, per adesso. Comunque vado 10, io danni ne faccio poi. Aspetta che mi prendo il Pummeling Strike, Piranha Strike e vediamo chi ride. Pummeling Infusion prendendomi pure il tempo per quello... fare che... per raccogliere il potere prima di lanciarlo, quindi se non mi prendo altri danni da base. Ok. Colpisci e colpisci. 31. Per colpire per 31 danni. Bellissimo. Ok. Mi va bene. Non è ancora morto. Vedete, vedi lui che viene vedete, rinchiuso nelle rocce che cerca di spostarsene, però non ci riesce, viene tutto incastrato. Poi sì, però è ancora vivo, cioè sta un pochino. Vedi un attimo che sta barcollando. La situazione è barcollo ma non mollo, ecco. E come osa barcollare ma non mollare? Doveva mollare un po' prima. A farlo sì, ma la vita gli fa mollare. L'esistente. Salutami Farasma. Salutami Farasma. Oppure quando vedi Farasma di che ti mando io. No, devo fare un chierico di Farasma con questa, con Warpierce di Farasma con questa frase ogni volta che uccido. No? Devo farlo, bellissimo. Sì, è una poesia sta cosa. Fatemi vedere quali sono i domini e le inquisizioni di Farasma che ci faccio l'inquisitore. Ok, intanto Caleb. Io risfreccio sempre questo qua. Mm-hmm. Sempre con rapid shot e Farasma, no, cazzo. Te dall'altro neutrale pura, perfetta per me che voglio fare le gole neutrale. Non colpisci. No, aspetta, è entangled, quindi c'ha meno 4 AC, quindi colpisci e colpisci. Ah, che culo. Ok. In realtà è anche tu con le due frecce vedi, prendi una infili nell'occhio e l'altra sulla scapola e vedi, niente, sta a soffrire come un cane, comincia a perdere sangue. Però ancora non molla. Lanlis, beh, e considera che questo ha subito due completi prima di cadere giù, infatti. Vabbè, sì, aspetta un attimo, allora lo... cerco di ammazzarlo io. Speriamo. Tu però... No, non riesco a prenderlo dopo.
Mannaggia E l'anziano. vabbè, ci hai provato. Turion, a te. Dai. Dai, che punire il male è ancora attivo, vai. Wow. Dai, che tanto c'è più 6. C'è Meno più 6 due. al danno, dai. Difficile. Sì, certo, ma se tiro uno, questo più 6 al danno non Vabbè, sì. funziona. Vabbè, ma non portarmi sfiga, scusa. Minchia, se ti riparla. Rigamma. Vedi? Ma che. Visto? Minchia. Visto. E meno male che il paladino fa schifo, no? Porco No, devi Dio. capire che questa qui è E un'antaschetta. se infatti i conti un attimo, mi sono rimasto. In verità da 35 devi far conto che è 28. Vabbè. Da 35 è 28, devi calcolare Infatti, e questo. fa comunque 11 di danno, dai. No, più 6 di danno. Le 6 sono 17. E lui con una Anzi, martellata. mi sa che in verità è 6, è 12 di danno, perché il BAB di questo qui è in meno. Non ci c'entra il danno. Quindi Ah, un sì. danno in Vabbè, meno. non c'entra niente il BB col danno, io. Oh, vabbè, un'altra cosa Ok. volevo dire, no, il BAB sono di tenere, Più lascia stare. 17. E tu vieni con la martellata, l'hai smascellato, una martellata. Anche lui Perché piomba. gli ho tirato col minchia? Praticamente vedi Turion che da rosso, dopo che gli hai dato la cosa, inizia a calmarsi, vedi la neve che gli è evaporata intorno. Scusate, perché sta scendendo il fumo della neve? E tocca ad Ada, che gli spara un'altra raffica e l'attacca a briga in faccia. Che poi che mi serve un altro attacco ancora, porca miseria. Perché va. La raffica è uguale a quella del monaco, quindi mi dà un altro attacco a BAB pieno. Ah, e l'altro è critico invece. Allora, quindi, allora, 24. Aspetta, allora, 19. E Minchia. 4, e 17, e 3, e 23, e 47, e 9. Vabbè, ciao, vabbè, Una raffica di colpi alla Dragon Ball è questa, una raffica di colpi alla Dragon Ball. Non c'è nemmeno. pensavo alla Kenshiro. No, perché i colpi sono elettrici proprio alla Dragon Ball. I colpi di. Cioè, Allora sì. è stato proprio un colpo di Kaioken. Quindi è inutile nemmeno sommare. C'è già 47 e 19. Già ha fatto 60 danni. Là ci sono altri 3, altre 30. Quindi. Vabbè, basta. Sì, ma non, ma boh, io non lo so. Potremmo mandare Ada da sola a combattere contro loro. Ah, ovviamente sta sporca di sangue sulle nocche, sulla faccia, quando si gira tutti voi soddisfatti. Ce l'abbiamo fatta! E vedi comunque che c'ha comunque il graffio che gli ha strappato la giacca che c'ha, che è caduta per terra. E no! Ancora un altro uno. Le sue giacche c'hanno proprio la sfiga e le volesse per forza strappate, braccio. Raccogli diciamo, la giacca. Dai, tu fammi vedere quella ferita che ci mettiamo su qualcosa. Andiamo.